Emanuela, siamo qui alla Mostra del Cinema di Venezia in questa splendida festa di Vedonne dedicata a te. Mamma mia, che emozione! Sì, hanno deciso di darmi il premio Diva dell'anno. Bene, significa che per quest'anno abbiamo conquistato i traguardi e siamo riusciti ad arrivare a punti dove io ho sempre sperato di arrivare. E quindi questa sera c'è questo premio. Quindi hai diritto a chiederti quanto ti senti diva, cioè quanto divismo c'hai in te? Dai. Più donna che diva, sicuramente. No, sono le persone che lo devono dire questo, sono le persone che possono giudicare. Io non mi sento diva, mi sento una donna che sicuramente vive un momento importante della sua carriera, del suo lavoro, sotto le luci dei riflettori, ecco, appunto questo, la dimostrazione è stasera. Però, insomma, diva è un'altra cosa. Secondo me è ancora molto più in alto. Una grandissima diva del cinema italiano, Sofia Loren, disse: il sex appeal è il 50% di quello che hai e il 50% di quelli che gli altri credono che tu abbia. Tu cosa ne pensi rispetto a questa frase? Penso che sia giustissimo. È proprio, sono le persone, il tuo pubblico che ti fa diventare una diva. Sexy. È vero, sì, sì. Però tu ti senti anche sexy dentro? Sempre meno di quello che mi vedono le persone. Adesso sei in onda con Il peccato e la vergogna, al fianco di Gabriel Garco, poi c'è anche Laura Torrisi. Ecco, sta andando benissimo. Qual è secondo te questo segreto del successo? Ma intanto abbiamo portato una storia che tocca tutti gli italiani, insomma, la guerra, siamo negli anni 40, quindi c'è il fascismo, il nazismo, e stiamo toccando quindi un tema sociale molto delicato, molto importante. E poi ci sono un po' tutti gli ingredienti, c'è l'amore, c'è l'odio, c'è la vendetta, il mio personaggio è una donna molto forte che diventa un'eroina di queste 6 puntate, che combatte, che si batte per i suoi ideali di giustizia, insomma devo dire che è una fiction intensa, profonda, completa, è questo che piace alla gente. Tu ti senti un po' un'eroina al femminile? Nella mia vita? No. No, perché sono sicuramente più fragile del mio personaggio. Sul lavoro sono soddisfatta, gratificata, perché sono riuscita veramente a ottenere dei buoni risultati. Però nella mia vita un'eroina no, insomma, no, ci vuole... Senti più fragile nella vita privata, in te? Assolutamente sì. Tenera, ecco. Sì. Sempre tenero, questo lo sapevamo, infatti. Ma sei stata tu che hai detto che sei sfortunata in amore? Ma più che sfortunata, purtroppo ho avuto storie che non sono andate a buon fine, ma questo perché magari sono state delle scelte sbagliate o comunque è difficile trovare la propria anima gemella. Forse è ancora più difficile per una donna che fa il mio lavoro, che è nel mondo dello spettacolo, più complesso, però insomma siamo ancora giovani, quindi non è detto, io ci credo ancora e lo troverò. Senti, a proposito di gioielli, vedo che hai dei gioielli bellissimi. Sì, grazie. Ma so di una storia di un gioiello finto perso, ecco, sì. Sul red carpet. Com'è che hai fatto finta di perdere un gioiello sul red carpet della serata Chi di cerimonia? Chi l'ha detto che ho fatto finta? Che vi siete impazziti? L'ha scritto Enrico. Sì, è vero, il nostro ufficio stampa. E c'è questa storia di questo diamante, indagate. Diamante perduto. Diamante perduto. Vabbè, sapevamo che voi vi siete avvantaggiati rispetto agli altri, andavate controcorrente rispetto al pubblico. Eh sì, perché tornavamo per cercare questo diamante indietro. Un diamante perduto, è una sorta di giallo all'interno del festival. Però non si svelano questi misteri, attenzione, fa parte della storia del festival. Vabbè, posso chiedere il tuo abito, di chi è, quale stilista? Sì, è di Cavalli, di Roberto infatti, Cavalli. Si vede dal serpentino. Molto tipico. Eh sì, certo. Il serpente è un po', sai, incantatore. È vero, è vero. Tu ci incanti. Grazie, grazie. Allora, grazie, buona serata soprattutto. Grazie a voi. Ciao. Ciao.